Volendo prendere quanto di cui ci siamo occupati fino adesso dal di là del confine, cioè non parlando sempre solo delle responsabilità di San Marino, ci sono sicuramente da prendere in considerazione diverse responsabilità che sono di soggetti istituzionali, anche italiani, di una certa rilevanza, che hanno comunque, appunto, delle responsabilità in quanto sta accadendo a San Marino, perché pur informati sui fatti tempestivamente, informati anche in veste ufficiale, informati con raccomandate, con PEC, informate in incontri ufficiali, informati addirittura durante un incontro alla Camera dei Deputati, non hanno fatto quanto doveva essere fatto, o perlomeno non c'è notizia di una denuncia in questo senso. Ed essendo tutte queste cose, come abbiamo già detto, relative a violazioni gravi anche di convenzioni monetarie, trattati europei bilaterali, trattati, diciamo, di trasparenza firmati con BCE, trattati che riguardano le denunce delle violazioni all'antiterrorismo e all'antiriciclaggio. E sono denunce che dovrebbero avvenire per cifre molto più basse, io immagino di più di 1 milione di euro. Ci sono tante notizie, tra cui appunto i famosi bilanci falsificati perché certificati sostanzialmente dallo stesso Audit, che è poi lo stesso che adesso sta certificando i conti di Banca Nazionale di San Marino appena nata. Insomma, sono tutte cose che hanno dei nomi e cognomi dietro. E io mi chiedo che cosa si aspetti a risolvere questa cosa prima che questi nomi e cognomi vengano coinvolti anche da un punto di vista, diciamo, del gossip, perché purtroppo il sottoscritto si trova in una posizione scomodissima, ovvero da una parte al codice deontologico che gli dice: guarda che quello che sai tu lo devi dire, anche perché serve ai sammarinesi e alle persone che hanno comunque avuto i loro interessi lesi da determinati tipi di comportamenti. E dall'altra parte c'è anche, diciamo, quello che si sta occupando del caso specifico che dice: ma sì, però voglio dire, forse è meglio che la cosa si risolva, diciamo, senza tanto clamore, perché così si può dar modo di risolvere le criticità senza dover distruggere tutto prima. Ma sembra che questo tipo di responsabilità, ovvero il porsi il problema di come agire e porsi anche il problema etico se agire o meno, alla fine se lo faccia solo Davidson, perché alla fine pare che in tanti, anche colleghi giornalisti, eccetera, eccetera, non si pongano assolutamente nessun tipo di problema. E le piccole cose su cui in pochi ragionano è che anche il dovermi porre il problema deontologico relativo a quanto appena annunciato è un qualche cosa che io non avrei avuto se chi si doveva comportare in una determinata maniera, ovvero Banca Centrale nel 2010, si fosse comportata come un'istituzione legalmente riconosciuta si dovrebbe comportare, indi tutte le gestioni successive.